Mentre il Senato discute il decreto ex Ilva, l'incontro di ieri tra Sindaco Melucci e Ministro Urso ha dato il via ai lavori sull'accordo di programma per Taranto volto alla riqualificazione e riconversione dell'ex Ilva con il coinvolgimento degli enti locali e l'obiettivo, ha detto il Ministro, di creare la più grande acciaieria green d'Europa. Con Urso dialogo direttamente, ha detto Emiliano, che torna a premere sull'uso del gas, quale primo passo per la decarbonizzazione. Anche il Presidente del Consiglio Meloni, aggiunge, segue la questione direttamente. Immagino mi ascoltino, dice Emiliano, ma sono molto cauto perché l'unico premier che ha dato una svolta vera al processo di decarbonizzazione e alla realizzazione della Hydrogen Valley in Puglia è stato Draghi. Da sempre il dilemma di Taranto è come conciliare salute, ambiente e lavoro, quindi la domanda è quanto sia realizzabile una sintesi di questi aspetti con l'accordo di programma. E noi ci aspettavamo che il sindaco andasse a Roma per rappresentare la voce della città, di quella parte della città importante che dice no allo scudo penale e no all'alterazione dell'equilibrio fra i poteri dello Stato. Nel decreto che verrà convertito in legge e a cui ci opponiamo, sostanzialmente viene negata una facoltà importante alla magistratura, che è quello del sequestro degli impianti. Per cui in questo momento l'emergenza è evitare che accada una rottura dell'impianto istituzionale che ci garantiva un intervento della magistratura. Il sindaco, a nostro parere, avrebbe dovuto fare questo. E la questione invece dell'accordo di programma doveva venire dopo. Intanto il prossimo 25 febbraio alle 10 in Piazza della Vittoria Taranto tornerà a manifestare. Ancora una volta siamo a dover dire no a qualche cosa che non avviene in altre parti del mondo, cioè si ferma la magistratura che difende i cittadini.